vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi, scriveva Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo celebre Gatto Pardo. In Sicilia di cose ne sono cambiate negli ultimi anni, si sono susseguiti sindaci e governatori, ma il problema complesso e antico della gestione dei rifiuti sta ancora là, in attesa di essere risolto. Il neogovernatore Nello Musumeci ha richiesto lo stato d'emergenza per una situazione che definisce drammatica. C'è l'esistenza di una situazione difficilmente superabile e alquanto preoccupante. Raccontare la lunga storia di ordinaria emergenza siciliana è un'impresa che richiederebbe almeno un paio d'ore, rischiando di inciampare nella matassa di responsabilità e scaricabarile tra politica e pubblica amministrazione. Il problema dello smaltimento dei rifiuti in regione affonda le sue radici nel secolo scorso. Ma cosa sta accadendo in Sicilia? A oggi i siciliani producono 5.000 tonnellate di pattume al giorno che va inevitabilmente smaltito. Il 90% di questi rifiuti finisce dritto in discarica e le discariche, si sa, non sono infinite. In Sicilia quelle operative sono 9 e sono praticamente giunte al collasso. La emergenza delle emergenze è rappresentata dalla discarica di Bellolampo. Se nulla dovesse cambiare, fra qualche settimana noi non avremmo nella Sicilia occidentale dove portare i rifiuti. Nel resto dell'isola la situazione non è migliore, abbiamo soltanto alcuni mesi di tempo ancora e le discariche arriveranno al collasso. Cosa serve quindi alla Sicilia per raggiungere l'autonomia e scongiurare la crisi? Sicuramente bisogna dotarsi di impianti che aiutino a smaltire i rifiuti in maniera definitiva, ma l'esigenza più urgente è quella di mettersi al passo con le altre regioni sulla raccolta differenziata. Su questo fronte, ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Galletti qualche giorno fa, siamo ancora all'anno zero. Lo stesso Musumeci aveva detto che la regione fornì alla Corte dei Conti dati non veri. Sulla differenziata, aveva ammesso il governatore, non siamo al 22% ma al 15%. Servono a poco quindi gli sforzi di quei 100 e più comuni virtuosi che oltrepassano abbondantemente il 50%. Ci pensano le grandi città ad abbassare la media. Stando ai dati dell'ufficio speciale per il monitoraggio e l'incremento della differenziata, a settembre 2017 la città di Siracusa annaspava tra i rifiuti, raggiungendo appena l'8,4% di differenziata, seguita da Catania che aveva il 9,92%. La situazione migliora, si fa per dire, a Palermo e Messina con rispettivamente il 13% e il 17% di raccolta differenziata. Le regioni italiane non sono più nelle condizioni di assorbire rifiuti da parte di altre regioni se non per pochi giorni, e a noi servono per diversi mesi. Come portare i rifiuti all'estero? Quale rifiuto portare? Attraverso quali mezzi? Via mare o via terra? E l'onere dei costi? Già, i costi. Il trasporto fuori regione di almeno 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti costerebbe circa 120 milioni di euro. Questo, oltre a comportare un aumento della Tari, rappresenterebbe un'occasione mancata per l'economia dell'isola. Promuovere la cultura del riciclo, infatti, vuol dire anche favorire la crescita economica del territorio, come spiega Gaetano Rubino, presidente di Assopirec, l'associazione di categoria che riunisce le aziende che trattano i rifiuti riciclabili per avviarli al recupero. Ogni passaggio presuppone attività di tipo industriale, commerciale, trasporti, trasferimento, macchine, attrezzature che alimentano quello che è un'economia. Da lì l'economia circolare, oggi tanto di moda. Noi esistiamo per gestire questi rifiuti, li vogliamo e possiamo garantire che se destinati a noi, assolutamente vanno al recupero e vanno al riciclo. Per ora è importante smettere di portare nelle discariche dell'isola 5.000 tonnellate di rifiuti al giorno. Dobbiamo mandarne a meno la metà e quindi dobbiamo isolare la carta, il vetro, la plastica, il metallo. Per fare questo non serve essere eroici o fare i martiri, serve soltanto un po' di responsabilità. Se in Lombardia la differenziata arriva al 70%, santo Dio, noi siciliani cosa abbiamo di meno?